la mia candidatura, che era assolutamente esclusa, è diventata adesso necessaria. Noi ci rifiutiamo di pensare che si possa a Palermo costruire una coalizione alternativa al malgoverno di questi 10 anni, con primarie truccate e alleandosi con Lombardo, che, voglio ricordare, il Partito Democratico sostiene, pur essendo un presidente indagato per mafia, eletto peraltro da uno schieramento avversario. Se qualcuno fa riferimento alla coerenza, chiedo al Partito Democratico che coerenza c'è nel sostenere un presidente di regione indagato per mafia dell'altro schieramento, e che coerenza c'è a parlare di primarie quando queste sono inquinate. Noi rispettiamo le primarie di Genova, rispettiamo le primarie di Milano, il PD stesso ha dovuto accantonare le primarie di Napoli, e credo che Palermo stia ripetendo esattamente la stessa esperienza di Napoli. Se la Borsellino avesse vinto le elezioni, avreste fatto la stessa cosa? Se ci fosse stato inquinamento, avremmo denunciato l'inquinamento e avremmo chiesto che la Borsellino venisse scelta dal tavolo politico e non in base a primarie inquinate. Se sono inquinate, sono inquinate per tutti. Io non accetterò mai di consegnare Palermo alla clientela. Non consentirò mai che a Palermo si affermi che è normale, che il voto sia inquinato. L'opposizione al centrodestra diventa credibile soltanto se ha le carte in regola, e il centrosinistra dovrebbe una volta per tutte cercare di avere le carte in regola a Milano, a Bari e a Palermo, e non soltanto a Genova e a Torino. La scelta di candidarmi nasce da un deliberato del Comitato Provinciale dell'Italia dei Valori di Palermo, che il 17 dicembre ha detto: laddove non si celebrano primarie di centrosinistra regolari, il candidato è Leoluca Orlando. Questa candidatura è stata da me comunicata, evidentemente, come è giusto che sia, comunicata al Nazionale. Il Nazionale attende di conoscere la nostra decisione. La decisione viene qui confermata in conferenza stampa a seguito degli incontri con le altre liste che sostengono la mia candidatura, la Federazione di Sinistra, i Verdi e le liste civiche. E quindi da questo momento in poi sentirete parlare anche il Nazionale, che esprimerà un giudizio su quello che abbiamo fatto. Per dare un giudizio nazionale su quello che abbiamo fatto, ho pensato di convocare per lunedì prossimo a Roma una conferenza stampa assieme col presidente Antonio Di Pietro, ma la conferenza stampa di annuncio doveva venire qui, poi lì avremo, credo, la conferma. Spero che avremo la conferma. Il dissesto finanziario del Comune di Palermo va affrontato tornando all'esigenza di un rating finanziario credibile, con la trasparenza dei conti, con una disamina accurata delle poste di debito e di credito, con il taglio degli sprechi e non dei servizi, con il ricorso al mercato finanziario nazionale e internazionale grazie a un rating nel frattempo recuperato di credibilità, e soprattutto occorre attivare in maniera professionale le risorse europee. Negli ultimi 10 anni non è arrivato a Palermo, all'amministrazione comunale di Palermo, neanche un euro da Bruxelles, e sono fiumi di denaro che potrebbero arrivare, sono quei fiumi di denaro che io ho utilizzato quando ero sindaco e con i quali abbiamo realizzato le grandi opere come il rifacimento della rete idrica, il foro italico, il piano urbano, il centro storico, le opere che hanno fatto di quell'esperienza un'esperienza positiva.